Bellissima, due gol, Frosinone secondo in classifica, finalmente sta andando tutto come dicevi tu anche nelle precedenti conferenze, tranquilli che il Frosinone c'è. Sì, il Frosinone, l'avevo detto, il Frosinone c'è, e c'è ancora sicuramente da migliorare qualche cosa. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, l'avevamo preparata così e diciamo ci è andato tutto per il verso giusto. E un po' abbiamo concesso, un po' nel secondo tempo gli abbiamo fatto prendere un po' di coraggio, abbiamo concesso qualche cosina, però penso tutto sommato abbiamo dominato la partita in tutti i reparti. Danilo, la classifica adesso ci sorride ancora di più, secondi, il tuo giudizio? Ma niente, noi ancora non la guardiamo, tra virgolette, nel senso pensiamo partita dopo partita. So che il Novara ha vinto 4-0 a Verona, quindi ogni partita è difficile, va preparata nel miglior modo e va affrontata sempre con lo spirito giusto, con grinta, carattere, e poi alla fine tiriamo le somme. A chi è dedicato il secondo gol? Visto che il secondo gol è dedicato a mio cugino Manuel, che è un ragazzo disabile, sta sempre lì con tutti i ragazzi disabili, e l'ho dedicato a lui. Ma io mancava soltanto il gol, all'inizio di stagione straordinaria. Sì, però come dico sempre, lo ripeto, che per me, anche se nel calcio contano, però per me l'importante è vincere con la squadra. Poi oggi diciamo abbiamo messo anche la ciliegina sulla torta e continuiamo così, testa bassa, e va bene così. Domenica si va a Novara, come detto bene prima tu, Novara che ha vinto 4-0 a Verona. Novara, quindi Serie B è strana, è particolare, ripeto, arriveranno magari momenti più difficili, c'è da affrontare partita dopo partita, già da domani pensiamo a Novara. Grazie.